Cupid, Cupid, you're a real mean guy. Vintage, il programma per tutte le pin-up e i teddy boy dedicato interamente alla cultura vintage e retro. Dalla brillantina e sottogonna passando per musica, tatuaggi, auto e burlesque. Tutti i lunedì dalle 16 alle 17 la vostra divetta preferita Valentina Ruggeri vi guiderà per le strade del passato. Solo su Radio Chaos Italy. Stay tuned, stay vintage. Ogni giovedì dalle 15 c'è Let's Rock! 120 minuti di adrenalina pura e decibel sparati a tutto volume. Mettetevi comodi, allacciate le cinture e reggetevi forte. Let's Rock! Con Simone Maurovic, solo su Radio Chaos Italy. RK2, molto più di un secondo canale. Buonasera amici, bentornati, siamo in diretta finalmente con Al Top. Dopo questi piccolissimi problemi tecnici siamo un po' in ritardo, ma siamo finalmente giunti a questa puntata. Salutiamo il nostro fantastico regista Elio che ci ha salvato e salutiamo anche la carissima amica Chiara. Ciao a tutti, certo che tu manderesti in galera pure un santo, Beh, la verità è la verità. Poraccio, guarda, sudando sette camicie. Ma ci ha salvato, ci ha salvato. Poverino. Allora, puntatona oggi, parleremo di un argomento che ci riguarda, insomma, nella vita di tutti i giorni, ma direi, Chiara, di andare subito alla prima canzone perché vogliamo essere veloci oggi, perché dobbiamo recuperare il nostro tempo. Sì, insieme. Andiamo subito alla prima canzone che è Telephone di Lady Gaga feat. Beyoncé. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
Con Lady Gaga, con Beyoncé. Che figa questa canzone, ma il video era pazzesco, te lo ricordi? Assolutamente sì, erano favolose. Un balletto poi, devo dire, molto 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 sobrio, molto elegante. Ma fatti vedere anche tu, pallino, qua ragazzi. Eccomi. Siamo anche in diretta Instagram. Sono troppo alto, non ci entro nello vabbè, schermo. Vabbè, fare il figo. Seguiteci sulla nostra pagina Instagram. Siamo in diretta al Top Radio Chaos Italy. Allora, direi, Chiara, che con questa canzone Telephone non è messa, diciamo, a caso, proprio perché oggi parleremo di un argomento che di il telefono, diciamo, è il mezzo principale, diciamo, che si usa per poter, diciamo, fare tutto quello che diremo noi dopo. Ma io direi, questo weekend ti ha scritto qualcuno? Ma allora, no, questo weekend è stato un weekend insolito, perché venerdì sono andata a un kappa party con una mia amica e non ci hanno dato tregua. Ragazzi, finalmente basta questi telefoni. Ho visto gente in azione, non ce n'era uno decente, di 20. A un certo punto, a fine serata, cioè lei non la vedevo da 2 settimane, eravamo sfinite. Cioè, a un certo punto ho detto, guarda, il prossimo che si avvicina lo mando a cagare. Come sei corteggiata, così è per stata. Ma purtroppo io sono molto gioviale, quindi mi capita spesso di trovarmi in circostanze in cui magari rido alle battute di altri che mi stanno dietro, e questi ovviamente colgono proprio l'occasione, ci si fiondano proprio. A proposito di weekend, volevo approfittarne proprio perché lo scorso weekend c'è stata sabato la finale dell'Eurovision Song Contest. Non so se conosci di cosa si tratta. Sì, so di cosa si tratta, però sicuramente sei più informato tu, cioè tramite te, ecco. Certo, grazie, assolutamente. Grazie a te che sei sempre così presente, così così saccente di tutto, di tutto. Ma ciò che è la musica. Comunque, sabato c'è stata la finale dell'Eurovision Song Contest e oggi abbiamo voluto mettere nella nostra playlist la vincitrice, diciamo una vincitrice un po' insolita, una ragazza, devo dire, che ha una proprio una un'espressione facciale pazzesca, mi ha proprio colpito, e quindi ho deciso di mettere questa canzone per farvela ascoltare, e quindi con Toy Netta. Ouch. La. Ouch. La. Ouch. 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 La. Ouch. 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 La. Ouch. 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 La. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum pow, pum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My mama says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine, and he's about to regret. He's a buck up, knock, buck up, 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 Toy Netta,
realtà, che figa, devo dartene atto, questa canzone mi ha sorpreso. All'inizio quando me l'hai fatta ascoltare ho detto ma che è? Però poi invece mi sono ricreduta e ho detto no, ci sta, bella. Sì, bella. Molto particolare anche perché lei riproduce il verso della papera. Quindi diciamo è molto particolare, devo dire, perché poi guardandola che fa la paperotta, diciamo, ti ci vedrei a te a fare la paperotta. Prova un attimo. Ma pallino, la paperotta la farei tu al mare col gonfiabile, grazie. Cioè io al massimo posso fare un cigno. E va bene, allora ritornando al discorso di oggi, quindi all'argomento di oggi, parleremo appunto di un fattaccio, perché negli ultimi anni ormai le coppie, diciamo, che nascono non come nascevano prima, quindi grazie a degli incontri, diciamo, reali, ma tutto tramite il web, diciamo delle chat, degli incontri un po' virtuali, devo dire. Ahimè, purtroppo siamo nell'era del virtuale, nell'era dell'incontro così, sulle chat, su queste app allucinanti. A Dogoglio Coglio. Dogoglio Coglio, sì, te vedo, mi piaci, te compro. Brava. E poi ne trovo un altro, cioè così, tipo vabbè oggi esco con questo, domani con altro, però cioè, a parte è un lavoro. Cioè, nel senso, io ci penso, no? Che cioè, è un lavoro mettersi lì, scriverti. Cioè, io già mi sono rotta. Cioè, io ho cotto e mangiato. Cioè, 3 ore così a scrivere, già mi è passata la fantasia, insomma. Eh sì, anche perché c'è stato meno che non sei. Ecco, se dovessi essere Gerard Butler, ho fantasia. È sempre lui, no? Ritorna sempre lui. Torna da me. Comunque, vabbè. Dicevo che c'è stato un sondaggio. Hanno fatto proprio un sondaggio per capire come mai tutti quanti adesso cercano l'amore online. E si sono date delle risposte, perché proprio anche le persone stesse che lo fanno, diciamo in generale, hanno risposto che cercare l'amore online è un po' più facile, proprio perché innanzitutto si guadagna tempo, in quanto tu ti colleghi su una chat, hai diverse persone a tua disposizione, quindi basta che ti scrivi 2 parole, che insomma ti organizzi per un incontro, per un caffè, e tutto insomma è più semplice, anche perché poi magari scrivendo 2 o 3 messaggini, se vedi che non ti interessa, è più facile anche, diciamo, accannare la persona, quindi lasciarla perdere, ma non certo, rispondendo più. Ma certo, classico. Ma guarda che comunque succede anche se non vai in chat, questo, ahimè. Cioè questo mordi e fuggi succede anche senza ste chat, ste robe. Forse che so qualcosa, mi ricorda qualcosa, qualche tuo aneddoto. Ma in che senso, Matteo, scusami. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti con la musica. Una playlist spumeggiante. Ecco, appunto, perché io sono una giungla. Andiamo con My Head is a Jungle. In a dark room. So
bella questa canzone, mi ricorda quando ero giovane, l'anno dopo di Ibiza, l'anno delle follie, l'anno dopo giovane, delle, l'anno delle follie. Giovane, perché adesso che sei vecchia. Vabbè, 28-29, insomma, sono più di primo pelo. La, ma cosa dici? Ma, senti, smettila, già inizio a sentire il peso della gravità sulla faccia con le rughe. Comunque, andiamo avanti, proprio a proposito di rughe, di vecchiaia, di gente che avanza con l'età, che non so cosa c'entra poi con l'argomento di oggi, però mi piaceva agganciarmi così. Vabbè, sì, mettiamo tutto perché tutto fa brodo. E sì, comunque, parla tu che è meglio, Morra. Sì, allora, sì, allora, dai. Allora, è arrivato il momento adesso di conoscere quali sono queste chat che ci permettono di conoscerci in modo più facile. Allora, ci sta una chat, io sono rimasto veramente scioccato perché questa è proprio una violazione della privacy, secondo me, questa app. Allora, in pratica funziona in questo modo. Scusami, dipende sempre chi viola la tua privacy. Vabbè, se, insomma, se ne vale la pena, insomma. Beh, insomma. Sì, ecco, torniamo al discorso di Gerard Butler, vuoi violarmi, violami. Va, brava. Comunque, questa chat, dicevo, funziona in questo modo. Se tu sei registrato e anche la persona che tu incontri per strada, cioè, si dice in pratica, ti è mai capitato di innamorarti per strada di un tipo, di una tipa, e dici: Madonna, come faccio a sapere adesso chi è, come si chiama, di dov'è, insomma, tante cose per poterla conoscere? Bene, c'è quest'app che funziona in questo modo. Allora, tu, se hai se condividi quest'app insieme a questa persona, ti comparirà subito dopo averla incontrata, quindi incrociata soltanto con lo sguardo, ragazzi, c'è qualcosa proprio di pazzesco, siamo andati troppo avanti, e ti uscirà questo profilo per poterla conoscere. Quindi è molto più facile. Ecco perché tutti preferiscono le chat. Ma vabbè, sì, diciamo che potrebbe essere anche simpatica. Oddio, a me mi agiterebbe, ti dico la verità. Uno che mi incrocia lo sguardo e mi scrive: ehi, ho incrociato il tuo sguardo, sono io. Dico, vabbè, non siamo ancora abituati, dai, a ste robe. Io credo proprio nell'incontro tra persone, insomma, dai. Cioè, sì, poi ce ne sta un'altra, ce ne sta un'altra proprio pazzesca, secondo me. Cioè, proprio è uno stalker questa applicazione, perché in pratica si chiama Are You Interested? Vuol dire che in pratica ogni giorno l'app seleziona delle persone che siano, insomma, adatte al proprio profilo, insomma, in base agli interessi, ai gusti e tutto quanto. E ogni giorno quest'app manda dei messaggi ai potenziali partner o comunque, insomma, a chi è. Manda un messaggio dicendo: sei interessato? Quindi cioè, è proprio, cioè, l'app fa le cose per te, quindi neanche tu vai a cercarlo, c'è proprio che l'app che cerca per te, cioè è qualcosa, pensate, di pazzesco. Pensate, un uomini e donne un po' virtuale, diciamo. Ma non è ancora questo il tempo, e mi allaccio a questa parola per annunciare la prossima canzone, che è Not This Time dei Two Bears. To mend this broken heart of mine, the memories expand and fill the space and time. I was living in a world dressed in disguise, with your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own business. I can't believe I caught you out there playing games. The more you try to deny it, the more you fan the flames. There's no more living in a world dressed in disguise. With your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own business. Yeah, I was only trying to mind my own business. Baby, I was lonely and I spent so many nights thinking you were out there working, thinking you were doing it right. You come strolling in at sunrise, your life. Well, not this time, not this time. Well, smoking cigarettes at night, waiting for you to call. So silent in a home that I was bouncing off the walls. Tell me, who is he and does it mean?
hit you with everything I had. No more living in no world dressed in disguise. With your cover blown, you had no place to hide. And I was only trying to mind my own business. Yeah, I was only trying to mind my own business. Baby, I was lonely and I spent so many nights thinking you were out there working, thinking you would do me right. You come strolling in at sunrise and I listen to your lies. Well, not this time, not this time. Well, smoking cigarettes at night waiting for you to go. So silent in our home that I was bouncing off the walls. Tell me who is he and does it mean a thing at all to you this time? Oh, this time, well, not this time, yeah. Not this time, not this time, well, not this time, not this time, yeah. Not this time, not this time, well, not this time, not this time, yeah. Not this time, not this time. Riverberi spaziali, fuzz lisergici, deliri sonori, li trovate solo su Amore e Psyche, la vostra dose settimanale di psichedelia, ogni martedì dalle 15 alle 16 su RadioCaosItaly.com. Pericolosi alcolizzati sono stati fermati e bevuti dalle guardie. Sono stati sorpresi mentre manomettevano un nasone di Roma. I due ubriachi, Simone ed Enrico, volevano trasformarlo in uno spillatore di birra. Sconteranno la pena nella vetrina di Radio Chaos Italy ogni martedì sera dalle 20 alle 21 nel programma Beer Radio. Ogni giovedì dalle 15 c'è Let's Rock! 120 minuti di adrenalina pura e decibel sparati a tutto volume. Mettetevi comodi, allacciate le cinture e reggetevi forte. Let's Rock! Con Simone Maurovic, solo su Radio Chaos Italy. RK2, molto più di un secondo canale.
nuovo in diretta sul secondo canale di Radio Chaos Italy con Al Top. Ma quanto era bello il tizio di Cher nel video. Cioè, io sembro una mezza pazza comunque, in realtà faccio i commenti sugli uomini, ma lui proprio... Datevela a vedere, donne, datevela a rifare l'occhio, ma insomma era, continuiamo. Eri su. Accanita, eri accanita. Ero accanita, sì, io me li penso, me li registravo quando ero piccola, quelli che mi piacevano. Che a volte all'epoca, once upon a time, c'erano le videocassette, le magiche videocassette. I famosi anni 90, tutti i video che mi piacevano di MTV, dei Backstreet Boys, delle Spice, di Cher, di Ricky Iglesias. Vabbè, ma andiamo avanti, dai. A proposito di anni 90, insomma, degli anni passati, dove tutto era molto più ristretto, diciamo, non era così aperta, no, la conoscenza tra le persone. E oggi l'argomento di oggi appunto sono le chat di incontri. Queste chat, diciamo, che creano anche dei problemi nelle coppie, in quelle già fatte, sì, proprio perché diciamo che molto spesso si tradisce, cioè si tende di più a tradire, proprio perché insomma c'è una facilità più alta per insomma di conoscere altre persone delle scappatoie. Scusami, insomma, se mi permetto, veloci. Siamo tutti ammalati della sindrome del sudamericano, che il loro amore dura 48 ore, no? Dura 48 ore e poi niente, ti cambiano con un'altra come se nulla fosse. I sudamericani. Oggi con te, domani con un'altra. Domani con un'altra. Ebbene sì, abbiamo scoperto, io ho scoperto che poco tempo fa, quindi è un articolo recente, la Corte di Cassazione ha dichiarato proprio ufficialmente, in merito ad un processo di una coppia di marito e moglie, ha dichiarato che flirtare sulle chat di incontri, se sei sposato, è tradimento. Ma allora dichiarato tradimento. Quanti ne manderei io in galera proprio? Ti manderei il gabbio. State attenti, state attenti. Sì, perché in pratica succedeva che la moglie ha scoperto il marito che chattava con un'altra. Ed erano sposati tutti e due. Quindi la moglie ha lasciato il tetto coniugale, quindi ha abbandonato casa e l'ha lasciato da solo. Lui ha fatto il processo a lei, che ha abbandonato il tetto coniugale, ma la Corte di Cassazione ha detto: tu hai chattato con un'altra e quindi tu hai tradito, allora tu devi pagare 600 euro. Wow, ragazze, fatelo subito. Chiedete a una ragazza di chattare con vostro marito se avete bisogno di soldi e ve lo volete togliere dalle balle. Quindi state fatelo attenti, tutte. Sposati, state attenti a non chattare o almeno a farvi scoprire, perché potreste pagarne le conseguenze. Ma direi anche di, io ne approfitto anche di dire i nostri sondaggi che abbiamo fatto su Instagram, le conoscenze tramite chat oppure dal vivo. Abbiamo dato questo, diciamo, fatto questo sondaggio, i nostri amici hanno risposto che preferiscono comunque le vecchie maniere, meno male, quindi l'incontro dal vivo. Ma adesso è arrivato il momento del cuore della nostra trasmissione, perché la musica a pieno. Vai Chiara, annuncialo tu. Vai con la sequenza mixata, ragazzi. Woo! Come alive. Just the way I'm feeling, I just can't deny.
Finally learn my lesson. No half stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you, knowing I can't believe what you're saying. It's a million you. Pazzesca questa canzone Problem di Ariana Grande feat. Iggy Azalea, top. Siamo rientrati in diretta, ormai siamo alle battute finali, quindi diciamo che la puntata oggi è stata un po' frenetica, devo dire, ma piena di argomenti. Piena. Perché abbiamo trattato proprio un argomento importante. Infatti, a proposito di chat, io vi ricordo che siamo in diretta sulla nostra pagina Instagram al Top Radio Chaos Italy. Venite e assistete, insomma, alla diretta insieme a noi. Ma a proposito di chat, Chiara, io devo dire che abbiamo detto, insomma, che le chat aiutano a, diciamo, ridurre le distanze, ad avere più scelta anche per conoscere la persona ideale, per trovare la persona ideale. Tu sei più d'accordo con questo tipo di sistema, oppure preferivi, diciamo, l'SMS o lo squillo degli anni 2000, anni 90, fine anni 90? Decisamente sono concorde con lo squillo e l'SMS degli anni 2000. Basta con queste chat, a parte sembra che sarà al supermercato, cioè, ma che cos'è? Mi piace, non mi piace, sei interessato, ti ho preparato il tuo prodotto, cioè, siamo pur sempre delle persone, cioè, non scordiamoci mai il valore di parlare con una persona, cioè, di interagire veramente con una persona, anche non perché di swippare foto come se fossimo al catalogo delle offerte dello Shan, scusate, anche perché molto spesso non sono una da banco frigo, capito? Ecco. Anche perché molto spesso dicevo che succede che magari si vede una persona che ti piace, comunque che può rientrare nei tuoi gusti, ma poi dal vivo, insomma, è come se tu vedessi un vestito Dolce & Gabbana, poi dal vivo è un vestito cinese. A parte sì,
cioè credo che comunque la visione in diretta di certi elementi sia comunque deludente. Cioè comunque tendenzialmente al mio modo di vedere sono tutte persone che hanno dei problemi, cioè o dei ninfomani o persone che hanno dei problemi nel relazionarsi. Poi per vabbè, dire non tutti, ci sono dei casi anche di mie amiche che stanno insieme da una vita e si sono conosciuti su, non mi ricordo, Messenger, quelli che andavano una volta, parlo degli anni... Il Trillo, cioè comunque stanno insieme da una vita, sono una meravigliosa coppia, per carità. Le eccezioni ci sono sempre, cioè purtroppo io non sono d'accordo. Io dico no, Maria io esco. Va bene, comunque dicevo anche che le chat danno anche una violenza psicologica, devo dire, perché la spunta blu, ah oddio, ho visualizzato ma non mi ha risposto. Ma questo in generale proprio nei rapporti umani. Perché voglio dire, insomma, prima con l'SMS chi vedeva se tu avevi visto o no il messaggio, se volevi rispondevi, se no. Comunque, insomma, questa spunta blu ormai sta arrivando dappertutto, insomma, WhatsApp ha creato proprio una tendenza della spunta blu. Vero? Sì, e adesso passiamo alla canzone carioca di chiusura del nostro programma con Comprami Viola Valentini. Valentino, Chiara, Valentino, ma Valentino. Non mi credere.
No, io sballo per questa canzone, ragazzi. Non sapete le volte liberatorie in cui l'ho cantata in macchina dopo la serata con le mie amiche per dire vaffanculo, non sono in vendita. Cosa hai detto? Ho detto una parolaccia, vabbè, dai, su. Dai, vabbè, diciamo oggi, tutti. Oggi niente. Stiamo andando proprio. Oggi stiamo a sfasciare. Vabbè, ritorniamo in noi. Bene, siamo alle battute finali perché questa puntata purtroppo sta terminando. Abbiamo parlato di queste chat, di questi incontri. Insomma, io vi voglio chiedere adesso una cosa. Secondo voi, voi preferite di più conoscervi in chat oppure dal vivo? Scrivetecelo su al top Radio Chaos Italy. Vogliamo sapere, siamo curiosi di sapere il vostro parere su questo argomento. Direi che oggi la puntata è stata veramente molto molto avanti, proprio siamo andati molto avanti. Siamo andati over the top, amo, salutiamo, adoro. Anche Viola Valentino che... Ciao Viola, vienici a trovare. Sì, assolutamente, abbiamo letto anche l'oroscopo prima, dice che insomma Scorpione, cose belle. Cancro, ragazzi, Saturno contro, poi c'era Elio, Toro, che risolverà un problema legale, ecco, il nostro regista. Diciamo, va bene, comunque noi vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo, vero Chiara? Sempre certo, alla sì, stessa sì, ora, sì. Dalle 19 alle 20 su Radio Casita di Secondo Canale. Settimana prossima un argomentino, insomma. Ci stiamo lavorando. Molto carino. We are working for us. Molto carino. E insomma vi daremo delle indicazioni durante la settimana, sempre tramite la nostra pagina Instagram. Quindi vi ricordo l'appuntamento settimana prossima, sempre con Chiara e con Matteo, perché al top è sempre qui in diretta, vi aspetta per regalarvi un po' di emozioni. Perché la vita, come dissero al GF anni fa, è una palestra di emozioni. Oh, wow! E direi che con questa chicchetta possiamo anche salutare i nostri amici che ci hanno seguito. Io vi ringrazio veramente, vi ringraziamo di essere stati con noi qui in diretta. Vi ricordo soltanto che tra poco, dalle 20 alle 21, ci sarà l'appuntamento dedicato al talent della capitale You Can Sing. Quindi rimanete connessi perché abbiamo le Pisces, che sono un gruppo, due sorelle che ci faranno ascoltare il loro talento, e ci viene a trovare anche Lorenzo Lepore, che è un carissimo amico di You Can Sing dell'anno scorso, il secondo classificato. Chiara, siamo arrivati alle battute finali, direi yes. Che dobbiamo dire la nostra, dobbiamo il nostro salutare motto. Il nostro motto, ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo col cuore, come direbbe Barbarella, e ricordatevi di stare sempre al top. Buonasera. Fabio, ma oggi dobbiamo registrare lo spot per Winyl. Sì, Vincenzo, hai ragione, ma quindi anche quest'anno avremo un ospite vino e un ospite musica, no? E certo, l'ospite musica porta un vino e l'ospite vino porta un vinile. Winyl, vini e vinili, in onda il giovedì alle 12 su RadioChaosItaly.com.
Siete disturbati da frequenze radio nel cuore della notte? Provate un senso di terrore quando cambiate stazione? Se la risposta è sì, non esitate, accendete il computer, mettetevi comodi e ascoltate Stregati dalla rete, tutti i venerdì dalle 21 alle 23 solo su Radio Cos Italy. Siamo pronti a nare con voi. Che? Nare. Qualcosa del genere. Ne nariamo. Ne. Ah. RK2, molto più di un secondo canale. Buonasera amici e benvenuti qui in diretta su Radio Chaos Italy, secondo canale, il quinto appuntamento con il talent della capitale, You Can Sing. Questa sera ci sarà una serata molto 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 particolare perché conosceremo il gruppo, l'unico gruppo di You Can Sing di quest'anno, di questa edizione. Sono le Pisces, ci verranno a trovare tra poco, sono le due sorelle che hanno deciso di unirsi per conquistare il palco di You Can Sing. Ma direi di iniziare subito con la nostra puntata di oggi con una playlist fantastica perché conosceremo, ascolteremo anzi gli inediti di alcuni dei ragazzi, dei talenti di You Can Sing, ma partiamo con una delle canzoni che è stata portata giovedì scorso sul palco appunto di You Can Sing, One Last Time di Ariana Grande. I'm
One Last Time, Arena Grande qui su Radio Caos Italy, secondo canale. Siamo ritornati in diretta perché è arrivato il momento di conoscere le nostre prime ospiti di oggi. Il gruppo di You Can Sing, le due sorelle matte. Ma no, matte sera, no. Le Pisis. Matte sì, dai, alla fine si può, si può dire. Buonasera ragazzi, allora che gioia avervi qui. Finalmente, insomma, possiamo parlare un po' e conoscervi meglio. Perché, insomma, voi siete un po' il la particolarità di questa edizione, perché un gruppo, due sorelle insieme. Scusami Rebecca, ma io non riesco a guardarti bene, quindi sto cercando di trovare il modo per guardarti. Allora, Rebecca è seduta lì perché tra poco suonerà la chitarra, perché accompagnerà Ambra, sì, perché faranno la prima esibizione di oggi, ci faranno ascoltare, insomma, la loro, il loro talento. Purtroppo Rebecca ha un problema con la voce, quindi non la sentiremo, non la ascolteremo cantare, perché deve riservare tutto quanto, insomma, le poche energie che ha per giovedì, perché ci sarà una puntata importantissima, esatto, per tutti i talenti, perché la semifinale, quindi naturalmente in quella puntata se la giocano un po'. Eh già. Eh sì, perché poi arriva la finale, insomma, e tutti vorrebbero essere tra i finalisti. Allora, direi che intanto conosciamoci meglio, insomma, sì, per chi non vi conosce. Allora, le Pisis, noi appunto siamo le Pisis, siamo le due Pisis, sorelle, però abbiamo, nonostante insomma siamo sorelle, quindi abbiamo, ecco, un legame di sangue per forza di cose, abbiamo cominciato appunto a suonare insieme non da troppo tempo e abbiamo scoperto appunto che avevamo, vabbè, sapevamo di avere la passione per la musica in comune, ma abbiamo scoperto di avere anche, ecco, un legame musicale che non è sempre scontato, e quindi abbiamo deciso di formare questo duo e abbiamo tentato l'unione fa la forza, esatto, insomma. Esatto. Allora, direi io che, insomma, ho visto tutte quante le puntate di You Can Sing, in tutte le serate voi avete, diciamo, dato delle esibizioni molto particolari. Sì. Particolari perché avete, diciamo, costruito proprio intorno al pezzo che voi portavate sul palco, che vi veniva assegnato dalla vostra coach, che, esatto, salutiamo. Salutiamo Ilaria De Rosa. Ciao Ilaria. Ciao. Diciamo che queste canzoni le avete proprio stravolte, perché, sì, cioè, si vedevano le Pisis, quindi era una cosa molto importante, molto bella. Grazie. E devo dire, come mai avete scelto di proprio di portare, di creare questo gruppo sul palco di You Can Sing? Beh, innanzitutto appunto perché pensavamo che sarebbe stato qualcosa di inusuale, di particolare, e poi perché volevamo, ecco, appunto, dato che abbiamo cominciato a suonare insieme in onda troppo tempo, volevamo testarci, metterci un po' alla prova, vedere anche, ecco, l'effetto sul palco, la risposta del pubblico. E avete fatto bene, eh sì, perché adesso proprio in questo momento noi vi ascolteremo in una versione acustica di Toxic di Britney Spears. Yeah. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm calling. There's no escape, I can't wait. I need a hey, baby, give me a. It's dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. It's in the air, spinning round and round. How can you feel me now? With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping on. With a taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Oh, oh, and I love what you do. Don't you know that you're toxic? Oh, 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 oh. It's getting late to give you up. I took a step from a devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air, spinning round and round. Oh, can you feel me now? With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping on. With a taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic?
intoxicate me now with the love now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with the love now. I think I'm ready. I think I'm ready. I think I'm ready right now. E l'applauso del nostro pubblico, guardate quanta gente, guardate, grazie. Vi applaude. Allora, le Pisis ci hanno fatto ascoltare il loro talento qui su Radio Chaos Italy, secondo canale. Siamo in diretta fino alle 21, restate connessi perché dopo le ascolteremo nuovamente in un'altra versione acustica di un altro pezzo che non vi svelo. Allora ragazze, voi, la vostra esperienza di You Can Sing, insomma, è andata abbastanza bene. Sì, all'inizio sì. È partita un po' con un po' di rischi eliminati, ma poi avete sempre centrato, proprio preso il centro in pieno, quindi siete arrivate alla semifinale, l'ultimo talento, devo dire, del team De Rosa, quindi lei punta tantissimo su di voi, quindi avete una grande responsabilità per la vostra, per il vostro team. Allora, a proposito di Ilaria De Rosa, sì, la vostra coach cosa vi sta dando? Cioè, vi sta aiutando per quanto riguarda il vostro percorso? Tantissimo, a parte proprio con, ecco, sempre costanza, presenza totale anche appunto negli orari più, ecco, inimmaginabili. E poi da magari quel consiglio, quel momento ultra che uno non si può aspettare, e ci dà veramente, ecco, a parte musicalmente parlando, anche, ecco, tecnicamente, o anche, ecco, come stare sul palco. Lei ha una grande esperienza, quindi ci troviamo molto bene con lei. Ci sta un giudice che avete, diciamo, avete un po' timore del suo giudizio? Oddio. Siete un po'... È una domanda in realtà che da qui... Alessandro Corsi, tantissimo. Ci tieni tanto al giudizio di Alessandro Corsi? Ah, ciao Alessandro, salutiamo Alessandro Corsi, che è uno dei coach che è venuto anche qualche puntata fa, proprio perché Chiara, che salutiamo anche Chiara, che era l'eliminata di quella puntata, insomma, non poteva esserci, quindi è venuto lui per parlare per lei. Quindi sì, è importante, perché ci tieni così tanto? Sono curioso adesso di saperlo. Inizialmente i primi consigli che ci ha dato ai provini sono stati quelli che ho preso più a cuore e che mi sono serviti di più, e quindi quando lui mi giudica sono sempre attenta, diciamo. Bene, molto importante, questa è una bella cosa, quindi sicuramente Alessandro sarà contento di ascoltare, di sentire questo vostro, insomma, piacere nell'avere, insomma, dei commenti da parte sua. Sì. Allora, domani, anzi dopodomani, quindi giovedì, ci sarà la sesta puntata, la semifinale di You Can Sing. Già. Siamo arrivati. Una puntata dedicata agli anni 70, 80, 90 della musica dance. Quindi, insomma, è bella tosta, È bella tosta. Voglio sapere che cosa canterete voi giovedì. Allora, noi giovedì porteremo un brano, ecco, già vedo un po' di tremore da parte di mia sorella, perché sarà un brano particolare. Porteremo La Mette della Rettore, quindi un brano dance italiano, fighissimo. Inaspettata. Quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare una versione molto particolare delle Pisis. Eh sì, dai, non è troppo diversa in realtà dall'originale, però con molta energia. Va bene. Io direi di andare avanti, perché adesso è arrivato il momento di ascoltare il primo inedito di una dei talenti di You Can Sing. Lei è Alice Caronna con Aria. Tutto va bene quando durante i miei giorni ho tanto da fare. Credo sto bene, ma mi dimentico che nella vita si può rallentare. Di aria pulita mi voglio riempire, ma se mi fermo un po', resta quello che non ho. Nel mare, per farle annegare, come se fosse possibile chiudere gli occhi e sparire. Tanto lo so che poi sempre riemergono, e se mi fermo un po', resta quello che non ho.
getto nel mare. Ma se mi fermo un po', resta quello che non ho mai più da te, la tua voce. Alice Caronna con Aria, il suo primo inedito che ascoltiamo oggi qui nello spazio dedicato al talent della capitale, You Can Sing. Allora, siamo qui ancora con le nostre Pisces, con il gruppo di You Can Sing. Allora, il talento che è arrivato in semifinale, le ragazze, le uniche, l'unico talento del team De Rosa, che salutiamo ancora, Ilaria. Allora, quindi abbiamo detto che giovedì ci sarà la semifinale, voi canterete un pezzo dance, che abbiamo detto di... La mette direttore. Perfetto, ma ci sarà anche un'altra, diciamo, esibizione, perché ci saranno i famosi duetti con Coach. E a proposito di Ilaria De Rosa, voi duetterete in un pezzo che io sono curioso veramente, ma tanto, tanto, tanto di saperlo. Allora, faremo un brano molto classico, ma rivisitato sempre da noi. Sarà Let It Be dei Beatles. Wow, ci volete far piangere allora. Già, puntiamo sul fattore lacrima forse. Ah, furbettone le nostre Pisces. Allora ragazze, io volevo chiedervi una cosa. Allora, voi siete sorelle. Sì. La vostra passione per la musica, non so da dove è nata. Beh, guarda, faccio rispondere innanzitutto mia sorella. Per te? I nostri genitori, perché tutti e due sono appassionatissimi di musica. Mio padre suona la chitarra, mia mamma è molto acculturata di musica, quindi diciamo... Quindi diciamo, avete dei genitori che vivono della musica. Esatto. E quindi musicale. Senza ombra di dubbio, insomma, le figlie dovevano per forza cantare. Per forza dovevamo, ecco, esprimerci attraverso la musica anche noi. Dai. Allora, se dovesse, se giovedì voi doveste, insomma, arrivare in finale, sì. A chi dedicate il vostro traguardo di essere in finale o magari di vincere You Can Sing? Beh, sicuramente, ecco, per prima assolutamente Ilaria De Rosa, perché la nostra coach ci ha aiutato tantissimo e non finiremo mai di dirlo, le siamo eternamente grate. E poi alla nostra famiglia, perché dai, ci vengono a sostenere ogni settimana, ci vogliono bene, quindi anche noi. E poi devo fare una menzione speciale, mia nonna, perché lei... Oh, la nonna, come si chiama nonna? Nonna Franca. Nonna Franca, ciao nonna Franca, un applauso a nonna Franca. E lei, insomma, da lei è derivato tutto quanto. Lei è la capostipite delle Pisces, quindi non possiamo non dedicarlo anche a lei. Va bene, allora adesso è arrivato il momento di riascoltare la vostra voce, anzi la tua voce, Amber, perché in questo caso Rebecca, insomma, è un po' purtroppo raffreddata, insomma, senza voce. L'abbiamo qui messa seduta su uno sgabello, perché sta lì proprio... Vabbè, ma tu suoni, accompagni tua sorella, insomma, no? Va bene, allora, una cover di Calcutta. Già. Che cosa mi manchi a fare? Le Pisces. La pioggia scende fredda su di te. Pesaro una donna intelligente. Forse è vero, ti ha rifatta trasparente. Ma non ci cascherai mai. Ma non mi importa se non mi ami più. E non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto reimparare a camminare. Dovrò soltanto reimparare a camminare. Se non ci sei tu. Raggiungermi a l'orgasmo da provare. Ricordami, le olive sono buone.
prenderò un gelato con il tuo sapore. Ti spaccherò la faccia se non mi dai il cuore, ma non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto rimparare a camminare, dovrò soltanto rimparare a camminare se non ci sei tu. E allora dimmi che cosa mi manchi a fare, prego dimmi cosa mi manchi a fare, tanto mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare, ti prego dimmi. Ma io ti dichiaro dentro una TV che io te non ho voluto amare, volevo solo scomparire in un abbraccio, volevo solo scomparire in un abbraccio, confondermi con importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto imparare a camminare, dovrò soltanto imparare a camminare se non ci sei tu, se non ci sei tu. Ah, e ancora un grande applauso alle Pisis. Grazie. Per questa versione di Calcutta. Brave ragazze, grazie, perché mille. Riuscite sempre a dare la vostra impronta su ogni pezzo che fate. Questa, grazie, è una cosa molto molto bella e soprattutto importante per chi vuole fare questo mestiere, perché essere riconosciuti è la cosa, insomma, la cosa primaria. Allora ragazzi, io vi voglio fare una domanda adesso. Finito You Can Sing, progetti futuri? Allora, sicuramente abbiamo un progetto a breve, scusami, un evento a breve, ovvero praticamente a Market Da Vinci faranno un street festival, street music, e noi ci esibiremo, ecco, appunto, per strada. Che figata! Una volta, sì, brava, una cosa molto figa. E poi eventuali ulteriori date le potete trovare sulla nostra pagina Facebook Pisis. Ci piacerebbe anche fare, ecco, stiamo lavorando a qualche inedito, quindi tra un po'. Oh, siamo anche curiosi, esatto, allora, di, sì, ascoltare un vostro inedito, perché insomma, creare la vostra musica è importante, perché comunque vi dà, diciamo, un percorso diverso, vi fa iniziare, già, un percorso diverso, insomma, un po' più avanti. Già. Allora, giovedì scorso, devo dire che è stata una serata molto particolare, ne volevo parlare appunto perché c'è stato il famoso, sì, ripescaggio. A voi non va toccato la questione, perché insomma non eravate né tra gli eliminati né tra i papabili, insomma, eliminati, ma stavate bene, tranquille, perché la semifinale era a casa. E devo dire che chi ha avuto la meglio è stato Marco, che, ciao, tra gli eliminati del team Turrini, salutiamo Cristiano Turrini, un altro dei coach, Marco ha avuto la meglio perché è riuscito a colpire il cuore del pubblico, soprattutto perché è stato veramente tantissimo votato dal pubblico, e quindi è riuscito a riprendersi il posto in semifinale. Sì. Chi avreste fatto rientrare voi? Guarda, che domandona! Qui vi voglio. Ma lei lo sa benissimo, io Alice. Noi eravamo molto molto contente, anche, cioè, nel senso, siamo molto contenti anche per Marco, però ci sarebbe piaciuto, i nostri favoriti erano Marco e Alice, quindi comunque siamo contentissime. Vabbè, quindi comunque siamo stati lì. Sì. Va bene, allora io direi di andare avanti. Salutiamo le Pisis, ma le ritroveremo dopo, perché saluteremo tutti quanti i nostri amici che ci ascoltano insieme, yeah. Quindi restate con noi. Adesso un pezzo di Feeling Good di Michael Bublé, una versione sua. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Pubblicità. Ta 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 ta. Fabio, ma oggi dobbiamo registrare lo spot per Winyl. Sì, Vincenzo, hai ragione, ma quindi anche quest'anno avremo un ospite vino e un ospite musica, no? E certo, l'ospite musica porta un vino e l'ospite vino porta un vinile. Winyl, vini e vinili, in onda il giovedì alle 12 su RadioCausItaly.com. Siete disturbati da frequenze radio nel cuore della notte? Provate un senso di terrore quando cambiate stazione? Se la risposta è sì, non esitate, accendete il computer, mettetevi comodi e ascoltate... Stregati dalla rete, tutti i venerdì dalle 21 alle 23, solo su Radio Caos Italy. Siamo pronti a nare con voi. Che? Nare. Qualcosa del genere. Ne nariamo. Ne. Ah. Senza parafrasare, tutti i giovedì, dalle 11 in poi, un'ora in compagnia della vostra Lilith, solo su RadioCausItaly.com. Space, la quarta stagione, torna con tantissime novità. Ne vogliamo dire qualcuna, Valentina? Sì, Vincenzo, quest'anno tanta buona musica esclusivamente targata Open Space. Sì, sì, e come l'anno scorso? Qualche altra news, invece? Tantissimi ospiti, soprattutto live, qui nella vetrina di Radio Caos Italy. Sì, 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 ma qualcosa di nuovo? Parleremo di teatro e anche di cinema, televisione, passando per il web. Vabbè, poi tutte ste grandi novità, dai. Ma Vincenzo, ma la grande novità sono io, no? Ah, già. Open Space, ogni sabato alle 14 su RadioCausItaly.com. L'amore vero è anche Open Space, su Radio Caos ci dà felicità, felicità. RK2, molto più di un secondo canale.
Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è. Imprevedibile, portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire, dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani, se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è. Chissà dov'è, è imprevedibile, portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio, portami via. Sai comprendere questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà, da qui all'eternità. Tu non ti arrendere, portami via dai momenti, da questi anni violenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Fabrizio Moro, portami via, in diretta qui su Radio Caos Italy secondo canale. Siamo rientrati in diretta con il talent della capitale, You Can Sing. Allora, se è arrivato il momento di conoscere un altro ospite di oggi, lo vedete, diciamo, di profilo qui nella nostra diretta Instagram. Seguiteci su You Can Sing Talent su Instagram, siamo in diretta, ci potete anche guardare e ascoltare. E quindi dicevo che è arrivato il momento di conoscere il nostro amico di oggi, che è venuto a salutarci, è venuto a farci ascoltare il suo primo singolo, Ambulanze, che è proprio Lorenzo Lepore. Ciao a tutti. Ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene. Allora, Lorenzo Lepore, per chi non lo conosce, a proposito di You Can Sing, l'anno scorso lui è il secondo classificato avanti a me. Wow. Abbiamo fatto oltretutto la bellissima sfida io e lui. Ah, è vero, sì. Abbiamo sì, fatto sì, l'ultima sfida, siamo... e lui mi ha tirato fuori. Vabbè, ma... No, vabbè, dai, era giusto per scherzare. La cosa, però sicuramente possiamo condividere il fatto che è stata una bellissima esperienza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, l'anno scorso tu hai vissuto bellissimo, quindi, questa esperienza di You Can Sing. Tu sei un cantautore, quindi lo diciamo per chi, insomma, non ti conosce. Sì. E hai portato sul palco di You Can Sing, diciamo, questo il tuo mondo da cantautore, sì, molto particolare, devo dire, molto intimo. Com'è stata la tua esperienza l'anno scorso sul palco di You Can Sing? Beh, è stata una bellissima esperienza, prima di tutto di crescita, perché mi sono ritrovato in delle situazioni in cui non mi ero mai trovato prima di quel momento, a fare un talent, cioè l'avevo fatto prima un talent, ma era stato 3 anni fa in televisione, The Voice, però non ho percepito quel calore... anche un po' da famiglia, quella voglia, diciamo, di fare, esatto, quella famiglia che si può trovare a You Can Sing, che è stato un qualcosa di unico. Sono stato accolto e preso in una squadra che mi ha veramente cresciuto proprio dal punto di vista artistico, umano. Ricordiamo il tuo coach, il coach è sempre lui, Alessandro Corsi. Alessandro Corsi, che poi siamo rimasti legatissimi tutto questo tempo, mi ha sempre dato un sacco di consigli
E poi vabbè, grazie a lui sono venuto a conoscenza di una compagnia, un movimento artistico di cui faccio parte, che è il progetto Non Avanguardia, e da lì insomma sono nate tantissime cose, tantissime poi realtà di cui faccio parte. Bene, approfittiamo per ricordare, a proposito del progetto Non Avanguardia, che esatto, sabato 19 sabato maggio faremo l'opera, che è ci Dogma, sarà la prima dell'opera, la prima, ricordiamo assoluto. Dove magari, perché per sì, chi ci ascolta, a Spazio di Burno, via Tiburio 33. E niente, ed è un'opera di arte contemporanea, poi non sveliamo nulla perché sarà una roba talmente particolare, unica nel suo genere, che forse non si può neanche definire, ecco, neanche chiamare spettacolo, perché è una roba in cui per partecipare c'è bisogno di firmare una liberatoria d'imbarco, quindi insomma, una cosa particolare, sì, molto particolare. Comunque tu l'anno scorso hai portato in finale, devo dire, sì, hai cantato il tuo primo singolo, hai anticipato, sì, diciamo, sì, questa uscita del tuo singolo, che sì, poi successivamente hai anche pubblicato il videoclip, diciamo, molto 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 figo, devo farti complimenti. Grazie mille. Allora direi che è arrivato il momento di ascoltare questo singolo di Lorenzo Lepore con Ambulanze. Cadono le gocce di sudore sul mio letto fermo, e dalla mia finestra sento il traffico ed i treni di ogni ora, tutte sterile nel caos dell'apatia, baciata da una luce al neon così sprecata. Mi sento male, voglio un'ambulanza che mi porti chissà dove, ricominciare a camminare, nutro la mia assenza in questa flebo di parole. Non so più dove sei, non so più cosa fai. E intanto nella testa passo boschi, rami, ciminiere, attraverso posti che ricordano sollievi da provare. Chiudo gli occhi e sono un re, li riapro e vedo me rinchiuso in pochi metri quadri che si fanno più vicini. Balzo via da questo letto gattonando a stento, afferro il mio telefono di casa e digito tre cifre. Mi sento male, voglio un'ambulanza che mi porti chissà dove, ricominciare a camminare, resta che attaccarsi a questa flebo di parole. Non so più dove sei. Utilizzando questa scusa, dopo una cocente attesa, sfonda la porta di casa e dolcemente mi trasportano verso comete, magiche, pianeti, nelle braccia di una mamma che racconta storie brevi. Cadono le gocce di benzina dallo scappamento e dal mio finestrino vedo scorrere la vita, un altro lampo che ora mi ha piombato qua, ma già domani passerà rinchiuso in stanze d'ospedale che mi fanno scomparire. Stacco tubi ed infermieri, anestesie, parente, piede con in tasca il mio dolore, recito l'amore. Mi sento male, voglio ritornare a quel famoso 9 aprile, ricominciare a camminare, resto desolato e con in bocca il tuo sapore. Non so più dove sei, non so più cosa fai, non so più dove sei, dove sei, non so più cosa fai, non so più dove sei. Ambulanze, Lorenzo Lepore, che è qui con noi, ancora con noi, perché vogliamo scoprire altre cose del nostro amico Lorenzo. Allora, l'anno scorso, ricordiamo, quindi secondo classificato You Can Sing, poi si sono aperte tantissime porte per, diciamo, la tua carriera artistica. Sì. Perché devo dire che proprio l'altra sera sono stato partecipe, insomma, di un evento. Sì. Molto 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 bello, devo dire, perché stai, sì, studiando. Raccontaci un po', perché è molto interessante. Sto studiando canzone d'autore, che è una roba abbastanza inedita, soprattutto in Italia, studiare proprio canzone d'autore, quindi i cantautori fondamentalmente. Proprio oggi ho fatto una lezione di storia della canzone, abbiamo studiato Lucio Dalla, Ivano Fossati, il progressive italiano,
e Lucio Battisti, quindi faccio parte di questo laboratorio culturale gestito da Tosca, Tosca Donati, che tutti ricordiamo, insomma, ha vinto anche Sanremo, certo, Corone, certo, tra i professori, no, c'ho anche Niccolò Fabi, moltissimi produttori, Piero Fabrizi, Cantarelli. Sì, una bella occasione, italiani, perché sì, assolutamente. L'altra sera, insomma, era proprio una situazione molto, sì, no, coinvolgente. No, l'altra sera praticamente sì, abbiamo fatto questo aperitivo per inaugurare dei nuovi spazi all'interno di Officina Pasolini, e quindi tutti noi studenti della sezione canzone, perché poi ci sono altre sezioni tra cui teatro e multimediale, abbiamo portato più brani, insomma, abbiamo suonato anche dei brani scritti all'interno di Officina, ed è veramente un modo per scrivere e imparare di più, tra l'altro gratuitamente, perché questo progetto è finanziato da la Regione Lazio e i fondi europei, quindi è una roba bellissima che auguro di fare a tutti quelli che vogliano studiare, fare questa, insomma, strada, insomma, intraprendere, certo, questa strada proprio del cantautore. Ma a proposito di You Can Sing, che cos'è la cosa che ti porti, diciamo, più a cuore dell'esperienza dell'anno scorso? La cosa che mi porto più a cuore è proprio un'esibizione, un commento, ma una... più il contatto con tutti i ragazzi, con i coach, con le persone che venivano alle serate, e questa atmosfera magica che si creava sempre, anche quella tensione, quel brivido, insomma. E sono contento anche e soprattutto di una cosa, ovvero che la canzone d'autore abbia potuto dire la sua in un contesto del genere, perché pensavo, vabbè, vado in un talent, sicuramente mi faranno fuori alla prima, perché comunque di cantautori ed è stata anche molto 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 apprezzata, anche perché se no, insomma, non saresti arrivato secondo. Sì, 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 no, infatti non pensavo, sinceramente non mi immaginavo questo feedback, e veramente sono riuscito anche a scoprire lati di me di cui non ne percepivo tanto l'esistenza, cantare in un certo modo oppure scegliere certi pezzi anche magari più internazionali, mi sono scoperto anche grazie appunto al feedback che ho ricevuto tramite gli ascoltatori, i compagni di questa bellissima avventura che veramente auguro. E a proposito di canzone d'autore, quindi di inediti, ritorniamo all'ascolto degli inediti dei talenti di quest'anno. Fantastico. Di You Can Sing, perché adesso è arrivato il momento di ascoltare un altro talento. Lei è Chiara Hudson con Cross the Line. Yes. People are talking, say I am no good, but I keep hoping that you understood. I'm wasting my time, time, time loving you. You were taken and say love is blind. You can't convince me that your door. You don't want to hear what I'm asking for. I'm wasting my time. Yeah.
Arazzon con Cross the Line qui su Radio Caos Italy, secondo canale. Questo era uno dei talenti di You Can Sing del team Corsi, che salutiamo ancora tutti quanti i coach e la direttrice artistica Valeria Leo e anche Daniele Coletta, Valeria, che ci ascolta da chissà dove, perché è sempre, sì, in giro. Tornerà, sta tornando, mi ha già invitato al prossimo concerto che sarà il tipo 5 giugno possibile. Sì, primi di giugno sarà di nuovo qui a Roma, quindi ritornerà e sicuramente tutti saremo lì, insomma, in quella serata al suo concerto. Allora, io volevo quindi salutare tutti quanti, ma soprattutto volevo ricordare, grazie a Lorenzo Lepore, i suoi appuntamenti, sì, perché insomma ha tante cose da dirvi. Allora, iniziamo dalle prossime serate. Ok, non t'hanno moltissime, però insomma un po' di cose ricordi da dirvi, ecco, ok. Allora, suonerò a Roma il 31, quindi maggio, tra non molti giorni, al Mons, che è un posto che sta a Piazza Navona, un posto molto carino, insieme a due artisti molto bravi che si chiamano Gianni Campagna e Antonio Maresca. Poi farò due trasferte proprio fuori Roma, una a Battipaglia, facciamo questa avventura proprio. Prenderemo la Partiamo bufala, con tanta, esatto, bufala, 8 ore di macchina. Questo è il 24 maggio, se qualcuno magari è a Battipaglia, nelle zone. Esatto. E poi a Bassano Romano, che invece è un po' più vicino Nepi, il 15 giugno. E invece volevo approfittarne per dire che domani uscirà un video su Balconi TV, che è questa piattaforma di musica dal vivo su tutti i balconi del mondo, in cui sono stato intervistato proprio su Balconi TV in Roma. Ho registrato la puntata un mesetto fa più o meno, per presentarvi appunto questo che è Flebo, il mio facciamolo vedere, fallo vedere anche alla telecamerina lì, perché ecco, ci guardano anche, okay, da lì. Perfetto, questo è il tuo primo EP, questo è il mio, giusto? Primo EP, esatto, che presto sarà su Spotify, e se volete comprarlo potete contattarmi direttamente su Facebook, sui social, oppure venire ai concerti, e li porto sempre, ma tanto comunque molto presto sarà anche su varie piattaforme di ascolto online, ecco. E quindi domani, sì, uscirà questa puntata su Balconi TV, e assolutamente vedete, seguite Lorenzo Lepore, sosteniamo la buona musica, la musica emergente, perché è importante per far crescere questi talenti, soprattutto i talenti di You Can Sing. E direi di andare avanti con un altro talento, lui è Francesco Chipinti con il suo inedito Corri. Il tempo corre senza mai fermarsi, corri tu da solo, trova il modo di rialzarti, corri in questa strada che sembra infinita, ma se guardi resta tutta la tua vita. Non me ne accorgevo, rimanevo lì a guardare, che tra tutti quanti tu eri il solo da salvare, da un tiranno senza nome, senza identità. Corri adesso, corri, sì, adesso corri, ma non c'è una guerra senza le ferite, non c'è una rosa che sia bella senza spine, non c'è casa senza mamma che ti chiama, perché domenica c'è il letto da rifare. Corri adesso, fuggi da una vita che non può cambiare, corri, adesso scappa sempre più veloce, corri che non serve dirtelo con la mia voce. Allora scrivo sopra un foglio bianco per sentirmi vivo, sentire che alla fine siamo ancora in tempo, capire che ci basterà un momento per tornare insieme a ieri, scoprire ciò che eri e che non basteranno più le mie parole. Cambio prospettive, cambio direzione,
cambia tu da solo senza giri di parole. Cambia in questo gioco senza mai una fine. Che non serve a niente, no, non serve a niente. Ma non c'è una guerra senza le ferite. Non c'è una rosa che sia bella senza spine. Non c'è casa senza mamma che ti chiama, perché domenica c'è letto da rifare. Sì, corri adesso, fuggi da una vita che non può cambiare. E corri, adesso scappa sempre più veloce. Corri che non serve dirtelo con la mia voce. Allora scrivo sopra un foglio bianco per sentirmi vivo, sentire che alla fine siamo ancora in tempo per tornare insieme a ieri, scoprire ciò che eri e che non basteranno più le mie parole. Ciò che eri e che non basteranno più le mie parole. Francesco Chepinti con Corri, il suo inedito che ha presentato giovedì scorso sul palco di You Can Sing nella quinta puntata. Lui, ahimè, purtroppo è stato eliminato del tutto, quindi è finita la sua corsa verso la finale di You Can Sing. Lo salutiamo perché questo è un bellissimo pezzo, come tutti gli altri che abbiamo ascoltato dei nostri ragazzi, dei nostri talenti. Oltretutto, uno di quelli che abbiamo ascoltato prima, di Alice Caronna, lì ci sta anche la tua sono manina. Sono coautore, sì. Sì. E infatti mi ha fatto molto piacere ascoltarlo, perché l'avevo ascoltato solo una volta. E niente, sono molto, molto felice di questo pezzo. Anche noi siamo felici di aver dato spazio a questa musica emergente. Direi che siamo arrivati alle battute finali, quindi io volevo ringraziare tantissimo Lorenzo Lepore di essere stato qui con noi in diretta. Grazie. Ma grazie a voi di Radio Chaos Italy, di You Can Sing Radio, che mi avete dato questa opportunità. Probabilmente ci rivedremo più avanti nelle prossime puntate. Ti rinviteremo perché è sempre un piacere. Volentieri. E ora passiamo la parola alle Pisis, che sono qui dietro di noi. Il cambio della guardia delle cuffie. Vai, vai. Perché dobbiamo salutare tutti quanti i nostri amici che ci ascoltano e parlare, oltretutto ecco, anticipare sì. Qualcosa della prossima puntata. Allora, vieni Ambra più vicina, fatti vedere qui su Instagram. Allora, ciao. Giovedì, puntata semifinale. Ci saranno due manche, la manche dedicata alla serata dance. Sì. Quindi voi canterete, abbiamo detto, un pezzo di Della Rettore. La mette. E il duetto con la vostra coach, Ilaria De Rosa, che oltretutto ho visto che prima era connessa. Ci stavo guardando. E poi quindi giovedì scopriremo i finalisti, che non si sa arrivati. Quanti saranno. Io lo so, ma non ve lo posso dire. Ok, ansia. Allora, sì, quindi conosceremo i finalisti. Ci saranno degli eliminati, purtroppo. Un eliminato, due eliminati, tre eliminati, non si sa. Aia. Ansia. Quindi io direi, io vi ringrazio anzi di essere state qui con me. Grazie, ragazze, grazie a voi, veramente, ragazzi. Sono contento di avervi avuto insomma qui come ospiti in è mia stato compagnia. Bellissimo. E quindi salutiamo tutti quanti gli amici che ci ascoltano, grazie di essere stati connessi con noi qui con You Can Sing Talent. Ciao, vi do a appuntamento a martedì prossimo dalle 20 alle 21 con sempre lo spazio dedicato a You Can Sing, perché ci sarà veramente una sorpresa nella prossima puntata, non vi svegliamo nulla ancora. Quindi salutiamo tutti quanti, vi ricordo anche l'appuntamento con Al Top dalle 19 alle 20 sempre di martedì qui su Radio Chaos Italy, secondo canale. Quindi ragazze, grazie di essere state con me. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Radio Chaos. Grazie a te, grazie a You Can Sing, siamo super felici. Dai, buona serata a tutti, grazie.
pubblicità. Ta 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 ta. Fabio, ma oggi dobbiamo registrare lo spot per Winyl. Sì, Vincenzo, hai ragione, ma quindi anche quest'anno avremo un ospite vino e un ospite musica, no? E certo, l'ospite musica porta un vino e l'ospite vino porta un vinile. Winyl, vini e vinili, in onda il giovedì alle 12 su RadioCausItaly.com. Siete disturbati da frequenze radio nel cuore della notte? Provate un senso di terrore quando cambiate stazione? Se la risposta è sì, non esitate, accendete il computer, mettetevi comodi e ascoltate Stregati dalla rete, tutti i venerdì dalle 21 alle 23 solo su Radio Caos Italy. Siamo pronti a nare con voi. Che? Nare. Qualcosa del genere. Ne nariamo. Ne. Ah. I'm afraid of this. Senza parafrasare, tutti i giovedì, dalle 11 in poi, un'ora in compagnia della vostra Lilith, solo su RadioCausItaly.com. La quarta stagione torna con tantissime novità. Ne vogliamo dire qualcuna, Valentina? Sì, Vincenzo, quest'anno tanta buona musica esclusivamente targata Open Space. Sì, sì, e come l'anno scorso? Qualche altra news invece? Tantissimi ospiti, soprattutto live, qui nella vetrina di Radio Caos Italy. Sì, 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 ma qualcosa di nuovo? Parleremo di teatro e anche di cinema, televisione, passando per il web. Vabbè, poi tutte ste grandi novità, dai. Ma Vincenzo, ma la grande novità sono io, no? Ah, già. Open Space, ogni sabato alle 14 su RadioCausItaly.com. L'amore è anche open space, su Radio Caos ci dà felicità, felicità. Se non al mare, troveranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai, ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti e non voglio più sparire, ne ricordo nei miei giorni resta fino all'imbrunire. Lontani, al di là
K2, molto più di un secondo canale. Superman. Superman. E ben ritrovati sul secondo canale di Radio Caos. Questa è sempre Teste di Serie. Stasera sono da sola perché Giulia, ahimè, mi ha abbandonato. Purtroppo è Fraci che ha la febbre. Comunque, vi ricordo al volo i nostri contatti. Potete ascoltarci in streaming sul secondo canale di www.radiocaositaly.com e in diretta streaming con la webcam dal canale RK2 di YouTube. E poi pagina Facebook, Teste di Serie e Radio Caos Italy. Caos con la K, non vi sbagliate. Allora, stasera, dato che avevamo organizzato la puntata con la mia collega, ma la farò da sola, parleremo di manzi e manze delle serie televisive. Così. Dalla regia mi fanno segni di accesi! Sì, dai! Così, ogni tanto noi li buttiamo lì random, sai, ogni volta fa sempre bene poi alla fine parlare di manzi e manze. E quindi niente, farò questo viaggio all'interno delle serie televisive anche italiane, perché ho messo anche un pezzo italiano, quindi parleremo anche dei manzi italiani. E io direi, primo brano, salutiamo Elio alla regia, ciao Elio! Sì, infatti, anche perché il Made in Italy fa sempre bene. E quindi io direi, primo brano, così introduciamo bene la puntata e poi entriamo nel vivo. Came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Air went out, and all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. E come non introdurre i primi manzi di questa sfilata, ovvero sia con la sigla di True Blood, cantata appunto da Jay Severet. Allora, True Blood, per chi insomma non conoscesse la serie, ciao Gigi, ciao, e per chi non conoscesse la serie True Blood, sì, tratta di vampiri, ma non i vampiri che voi pensate, che ahimè sono stati rovinati da Twilight, quindi sbrilluccicanti alla luce del sole, bensì i vampiri quelli veri, quelli proprio sexy, proprio all'ennesima potenza, sangue e sensualità all'ennesima potenza. Quindi di True Blood io pensavo di parlare di appunto questi tre, che allora ve lo dico, ho inserito anche una donnina proprio per la par condicio. Allora, partendo proprio dalla donna, io direi di parlare di colei che è la vampira capa del club dove si riuniscono tutti i vampiri, ovvero sia Pam, che vi consiglio di googlarla perché è veramente insomma una gragnocca per avere l'età che c'ha, insomma
se li porta direi abbastanza bene. Ma per noi donnine invece, perché in questo momento siamo in maggioranza, io direi di citare insomma i vampiri Bill e Eric e il licantropo Alcide, che altro non è che il marito di Gloria di Modern Family, insomma, tanto per dire, Joe Manganiello. E niente, allora ragazzi, True Blood molti l'hanno criticata perché hanno detto: ah no, un po' troppo pesante, no, tutto quel sangue, oddio, ma tutte quelle scene di sesso. Ragazzi, cioè, stiamo parlando di vampiri, è normale che ci sia un minimo di sensualità, un minimo di sex appeal. E diciamo che durante le 7 stagioni di True Blood, diciamo, il testosterone tocca picchi, diciamo, a livelli un pochino alti. E vabbè, Bill, allora, la differenza da tutti quanti qual è? Che Bill è il classico vampiro, galantuomo, gentile, carino, che si immola per la sua donna, addirittura diventa cenere per salvare lei. Comunque, quindi l'amore all'ennesima potenza. Eric è tutto l'opposto. Cioè, Eric è il classico stronzo, passatemi il termine, stronzo ma figo. E raga, funziona, cioè, come al solito, d'altronde ce l'aveva detto Ferradini, trattala male, prendi una donna e trattala male. Eric fa lo stesso, quindi non c'è proprio, non c'è partita che tenga. Quindi Elio, mi dispiace, ma non puoi competere con Bill, Eric e Alcide. No. Direi di no. Non si può. No, con i vampiri di True Blood penso che tutti perderebbero 0-0. Cioè, proprio. No, non c'è proprio partita. Cioè, gliela dai vinta a tavolino proprio. No, mi dispiace. Quindi, assolutamente no. Quindi, viva i vampiri. Altro che, insomma, i vampiri di True Blood. E niente. Bill, se ti capita, insomma, passa di qua. Insomma, un'uscita con Bill io me la farei. Ah sì, dividiamo. Guarda, io non sono gelosa, quindi figurati, tranquilla, per me va bene. Io direi che, ok, basta, ok, fermiamoci un attimo, sennò andiamo oltre. Elio, mi mandi la prossima canzone, per favore. The girl them skillarty, Shonda Paul, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5,040,000 naughty shorty, baby girl, I'm a guest. I'm against Shonda Paul say. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh-oh, I got to the girl, them broke out on the floor. From you, no one, I want Chris Pavama. From you, no one, a man, we can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah. Eat no yam, no steam fish, nah, no green banana. But in Jamaica, we give it to your heart like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh-oh, pump like fools and girl, you got the chest out. But you know we're south, cause girl, you're empress out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have a flat in because me got this out. And girl, if you want it, you have to contest out. And a life where we need set speed, if it is to my test out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I be the papa, you can be the mom. Oh oh, girl, love some crazy now. This straight love it and a bitch it on flavor show. Time to make baby now, so stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't blame me now, cause I'm a fritz and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way this time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh, when you roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk, it's right here, the spark, it's right here, keep it undercover. Come and love how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh, take a city girl, them broke out on the floor. From you, no one, I want Chris Pavama. From you, no one, a man, we can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah, eat no yam, no steam fish, nah, no green banana. But down in Jamaica, we give it to your heart like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right.
tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Ed è arrivato il momento della nostra amatissima rubrica Testa di Soap. Ciao Testa di Soap. Buonasera, buonasera, come state? Sto perché stasera sono da sola. Sono sola stasera. Senza di te, però sono sola. Senti Testa di Soap, stasera di che cosa ci vuoi parlare? Allora, questa sera voglio parlare di una cosa che non è una soap, però è un appuntamento settimanale. Mm-hmm. E per cui quasi quasi diventa una soap, perché è un appuntamento per alcuni versi e per tantissime persone imperdibile. Okay. Parlo di Ballando con le Stelle. Perfetto, vai. È una trasmissione che oramai va avanti da tanti anni ed è veramente piacevole, perché insomma sono degli ottimi ballerini professionisti che fanno ballare le stelle, che di ballo insomma ne sanno, sono diciamo alle prime armi. Quest'anno c'è una grossa rivelazione, una grossa novità, che è quella di due ballerini uomini. Il famoso Totaro, che è un ballerino professionista, che balla con Giovanni Ciacci, che è una figura che sta in televisione spesso, è stato un gran bravo costumista, eccetera. E hanno portato sulle, diciamo, in trasmissione questa novità del ballo fra due uomini. E sono veramente bravi, secondo me è veramente una grossa novità in questa diciamo trasmissione, che era diventata sempre uomo-donna, stavolta due uomini, è veramente una grossa novità. C'è Natalie Guetta, che è una persona simpaticissima, è un'attrice, ma che non sa ballare, ma è la prima a dirlo, si prende con tanta autoironia. E però diciamo che il nodo un po' così, la nota un po' stonata è sempre la giuria, che non si è ancora capito se lo spettacolo, secondo me è spettacolo, per cui che una persona come Natalie Guetta non sappia ballare benissimo, ma che tiene, fa veramente lo spettacolo nello spettacolo, è da considerare. Una uscita infelice della Selvaggia Lucarelli, che ha detto che a questo punto della trasmissione non votatela perché non è giusto che la votiate, e questo secondo me è sbagliato, perché insomma è bullizzare una persona, visto che di questi tempi va molto di moda questa parola, perché se il pubblico che è sovrano vuole votare la Guetta, la deve votare, che ne dica la signora Lucarelli, che peraltro si è fatta sfuggire una considerazione a mio parere infelice, quando ha detto che a questo punto io mando avanti chi mi è simpatico. Allora, se parliamo di simpatie, allora deve andare avanti la Guetta, se parliamo di saper ballare, di interpretare bene, allora è un'altra traduzione. Perfetto. Diciamo che la signora Lucarelli è andata un po' oltre il seminato, ecco. Insomma, l'ha fatta fuori dal vaso, possiamo dire. Non ho capito. L'ha fatta fuori dal vaso. Sì, non lo volevo dire io, okay. L'hai detto te, per me va benissimo. Perfetto. In ogni caso, insomma, se il spettacolo deve essere, il spettacolo sia. The show must go on, come cantavano i Queen. Allora, testa di soap, io ti ringrazio sempre per la tua disponibilità e niente, ci riaggiorniamo. Perché mi chiamate tutte le settimane? Figurati, ci fa piacere. Ci fa piacere e ti diamo appuntamento a martedì prossimo. Grazie, buona serata. Grazie. La tua amica. Come no, grazie. Ciao. Solo un frammento della tua testa.
soluzione semplice, la variabile non c'è. E il tempo, ho appena un argomento di conversazione con cui possa sfiorarti, lambirti, insidiarti con agido distacco, appena un estratto per catturarti in viva. Come non introdurre il Made in Italy dei Manzi e delle Manze con i Subsonica, che appunto stavamo discutendo. Busta, diciamo, se la cava, oltre che alle tastiere se la cava anche per altre cose, ma se mi capita, mi piacerebbe, però è sposato, c'ha la bambina, non... No, ormai è off limit, però insomma si guarda, insomma guardare non è peccato. Allora, non parliamo però di qua della figaggine di Busta, ma bensì dei figaccioni e delle figaccione made in Italy, ovvero sia, pensando un po' alle grandi serie televisive, alle grandi, sì, telefilm, se così vogliamo parlare, anche se è un termine che a me non piace, mi è venuto in mente 1992. Una serie di Sky, prodotta da Sky, molto molto figa e devo dire ad alto livello di testosterone, sia per le donnine che per gli uomini. Allora, partendo dalla parte delle donnine, per le donnine, io direi che c'è Guido Caprino. No, a te la donna te la lascio per ultima, Elio, così almeno ti rilasci un pochino. Allora, per noi donnine, 1992, noi possiamo rifarci gli occhi con Guido Caprino. Che voi direte, chi è? Allora, se avete visto la serie su Rai 2, il commissario Manara, è lui, il signor Manara, è lui. E ragazzi, lì, anche lì, insomma, dava bei cenni di, insomma, di figaggine. Brava, c'aveva il baffetto, il capello riccio, così. Invece in 1992 è tutto rasato, bello pompato, perché deve fare il leghista, quindi parla anche bergamasco. Ragazzi, è un figo. Cioè, con tutto che è leghista, rimane un figo. E niente, che dire, è bravissimo. Poi tra altre cose è bravissimo e sta adesso su Sky con un'altra serie, Il Miracolo, che anche lì, insomma, fa un figo della Madonna. E per le donnine invece, caro Elio, questo è per te. Ahimè, anche se a me non piace come attrice, però Miriam Leone, a quanto pare, rientra in quella classifica. Non sa nemmeno chi è, cioè, ma di che stiamo a parlare, raga? Allora, Miriam Leone è un ex Miss Italia che in 1992 fa la parte della Valletta. Vabbè, ma lui non segue queste cose, capito? No, è proprio sta proprio su un altro posto lui, capito? Non segue queste cose, non è così telefilmico come me, la mia collega che oggi non c'è. E Miriam Leone, a quanto pare, è rientrata più di una volta nella classifica delle donne più sexy d'Italia. Ora, cioè, chi piace e chi non piace, però sì, esatto, fagli vedere Miriam Leone, così almeno
vediamo se è d'accordo. Però insomma, ragazzi, esportiamo questo Made in Italy all'estero, perché insomma fa sempre bene. Se poi i rappresentanti sono loro due, meglio così, no? Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, 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 girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me butt, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, oh me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my butt, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my butt, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic, touch me on my butt, she call me Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my butt, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. O. This is a Mr. Boom 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 Bastic, very fantastic. Touch me on my box, this is a Mr. Romantic, very fantastic. Touch me on my box, this is a Mr. Boom Boom. Now you say give me your lovin', tell your lovin' well good. I want your lovin', can't be it like you should. I give me your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin'. Y'all, you remember the ooh, you like to kiss and caress, rub down every strand of your bambi chest. I'm bombastic, rated as the best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address, I'll bet you confess, when you put me to the test that I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it a leap me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go la ba la ba la ba la, not chat pure fart. I'll get straight to the point, like a horror dart. I'm lay down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, this is a Mr. Rowe. E rientrando sulle note di Shaggy, mi permetto di salutare un'ascoltatrice che mi ha appena scritto. Ciao Ele, ciao grande che ti sei collegata. E allora, perché mi è venuta in mente questa canzone? Per introdurre il prossimo filone di Manzi e Manze. Allora, pensando un po' alla canzone, alla Shaggy che canta Mr. Bombastic, mi è venuta in mente, non mi chiedete perché, la serie Vikings. Appunto. Allora, in Vikings devo dire che vabbè, già sarà tutta l'ambientazione, il fatto dei vichinghi, madonna quanto so figo, madonna ce l'ho figo, madonna quanto so bella, oddio perché io sono una vichinga, sono una guerriera. E mi sono venuti in mente tanti e tante protagonisti di questa serie, tra cui, allora, in primis Ragnar. Cioè, Ragnar è il non plus ultra della figaggine, della mansaggine, se si può dire mansaggine. E dopodiché c'è anche Rollo, che è il fratello di Ragnar, che devo dire è tutto l'opposto ma rimane comunque un gran figo.
Poi c'è Bjorn, la corazza, il figlio di Ragnar, che crescendo, devo dire, si riprende dal padre, insomma, merita. E poi per la par condicio c'è la Gerta. La Gerta, devo dire, ragazzi, è una gran gnocca, cioè, nel senso, è figa, perché è guerriera, è mamma, si batte per tutti i diritti delle donne, la Gerta, se tu cerchi la Gerta di Vikings, la trovi, quindi è lei. E insomma, vabbè, Vikings è proprio tutto l'insieme, è stata criticata anche lì per le scene troppo violente e troppo sangue. Vabbè ragazzi, ma sono vichinghi, cioè, ma che vi aspettate, che fanno, devono andare a razziare in un paesino? Oh scusate, guarda, vi stiamo razziando. No, entrano, sbaraccano tutto, uccidono chi devono uccidere e fanno razzia anche di donne, di uomini, insomma, quello che capita. E niente, vabbè, c'è proprio la figaggine. Poi vabbè, sono vichinghi, quindi tutti belli, alti, palestrati, grossi, beviamo birra, facciamo cose. E niente, vabbè, e Ragnar però tra tutti secondo me rimane il più faico di tutti, cioè proprio il non plus ultra, è l'uomo che tutte le donne vorrebbero, e la Gerta è la donna che tutti gli uomini vorrebbero. No, non è d'accordo, come fai a non dire, cioè è una figa, raga. È una figa, vabbè, mo perché lì l'avete vista truccata, ma se cerchi una foto sua in versione, diciamo, in borghese, chiamiamola così, insomma, merita. E quindi niente, vabbè, io continuerò a sognare con Ragnar, spero che, insomma, Ragnar, se ti capita, insomma, vieni qua, mi fai compagnia, insomma, io non disdego la tua compagnia, esatto, cioè, sono due fighi, raga, ma che vogliamo dire, cioè, allora... Senza nulla togliere a Miriam Leone e Guido Caprino, però c'è Ragnar e la Gerta, sono Ragnar e la Gerta. My mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him, could have been somebody's son. And I took his heart when out that gun, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, cause I didn't mean to hurt him, could've been somebody's son. Took his heart with I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, mama, 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 I just shot a man down in Central Station. Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me? Why did I put
pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom. An enemy, enemy. Life so soon when me pull the trigger, pull the trigger, pull it from you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram, papa, bam, ram, papa, bam, ram, papa, bam. Me say one man down. Oh, me say ram, papa, bam, ram, papa, bam, ram, papa, bam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, mama, mama. I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, mama, mama, mama. I just shot a man down in Central Station. Ta 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 ta. Fabio, ma oggi dobbiamo registrare lo spot per Winyl. Sì, Vincenzo, hai ragione, ma quindi anche quest'anno avremo un ospite vino e un ospite musica, no? E certo, l'ospite musica porta un vino e l'ospite vino porta un vinile. Winyl, vini e vinili, in onda il giovedì alle 12 su RadioCausItaly.com. Senza parafrasare, tutti i giovedì, dalle 11 in poi, un'ora in compagnia della vostra Lilith, solo su RadioCausItaly.com. La quarta stagione torna con tantissime novità. Ne vogliamo dire qualcuna, Valentina? Sì, Vincenzo, quest'anno tanta buona musica esclusivamente targata Open Space. Sì, sì, e come l'anno scorso? Qualche altra news invece? Tantissimi ospiti, soprattutto live, qui nella vetrina di Radio Chaos Italy. Sì, 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 ma qualcosa di nuovo? Parleremo di teatro e anche di cinema, televisione, passando per il web. Vabbè, poi tutte ste grandi novità, dai. Ma Vincenzo, ma la grande novità sono io, no? Ah, già. Open Space, ogni sabato alle 14 su RadioChaosItaly.com. L'amore vero è anche Open Space, su Radio Chaos ci dà felicità, felicità. RK2, molto più di un secondo canale. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Virgen lo dice el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Virgen te entalla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, ay. Y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco, habano, chica,
paso y ya sepa que cuerpazo, el DJ tira raso, el control de tu mente rebaso, paso, doy al momento preciso, con los mariachi que escriben pa' tirarlo al precipicio. Dejen ese oficio, te saqué de quicio. Ay, conico la amenaza poniendo farande a pico, y ahora te lo disparo en chino, chino. Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento, dice en el sagrado libro de la métrica flemática que guarda el señor tiempo en su templo, del cual yo soy su honorable empelador, y utilizo mi lengua como un tenedor para descerebrarte a ti, somelón. Maiconico la amenaza, bye bye flow. Torniamo all'argomento. Se vi siete collegati solo adesso, stiamo parlando di mangi e mangi dei telefilm. Allora, adesso io dedicherei questo clock solo alle, insomma, per gli uomini all'ascolto. Quindi Elio, così almeno tu ti riacchiappi un pochino. Allora, partendo dalla prima, mi viene in mente Priyanka Chopra, che in questo momento sta facendo Quantico. Andatela a googlare. Priyanka Chopra, che è un'attrice indiana. E insomma è una gran bella figliola, insomma adesso sta facendo Quantico, però insomma ha anche fatto grandi film che però adesso non mi vengono in mente perché ne ha fatti un bel po', però insomma è una grande bella figliola, quindi Priyanka Chopra io ve la consiglio perché lei è molto molto carina. Poi arriviamo a Regina Mills di Once Upon a Time, ovvero sia C'era una volta, che è la regina cattiva. Insomma è una bella donna fondamentalmente, è anche mamma, quindi rientra anche nella categoria MILF perché è anche mamma. Quindi insomma è una categoria che come sempre c'ha il suo discreto pubblico. E insomma anche lei è una bella donna. Devo dire tutte, sia Priyanka Chopra che Regina Mills, comunque sopra i 40, quindi rientra anche nella categoria Cougar barra MILF. Quindi omini all'ascolto, siete contenti, ecco. E come non citare tra queste donnine molto avvenenti, chiamiamo così, e mi viene in mente una delle protagoniste di Orange is the New Black, ovvero sia Alex Voss. Ora, Alex Voss, no, non è la bionda, è la more, è la ragazza di Piper, quella con gli occhiali. Allora, se Giulia tu mi stai ascoltando, io penso di sì, questo te lo dedico, perché Alex Voss insomma è l'amore di ogni donna e l'amore di ogni uomo praticamente, è l'incarnazione di tutti i sogni erotici da quello che ho potuto leggere nei vari forum e nei vari commenti alla serie. E beh sì, comunque è una bella donna, poi ha questo fare molto da diva, da femme fatale che si muove tutta leggiadra, ha questo tono di voce molto pacato, quindi beh devo dire che insomma sollazza parecchio. E però insomma, perché alla fin fine, cioè, le donne nelle serie televisive hanno sempre quel ruolo un po' da femme fatale, da carucce, da gatte morte, e invece queste tre devo dire rientrano nella categoria di donne cazzute, un po' come la Gerta del clock precedente. E quindi vi ricordo i nomi: Alex Voss di Orange is the New Black, Priyanka Chopra per Quantico e Regina Mills per Once Upon a Time. Control.
So get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside. Tra i tanti mandi anche in versione musicale, come non citare Maroon 5, quel gran figliolo del cantante. E però adesso, cambiando totalmente argomento, quindi abbiamo dedicato il clock precedente alle donnine, e questo ritorniamo un po' sul donne barra uomini, ovvero sia direi di affrontare la questione di Manzi in Sons of Anarchy. Allora, già di per sé un po' come Vikings, nel senso, Sons of Anarchy è proprio il contorno, no? Di questi figaccioni in sella alla motocicletta, capito? Cioè, raga, è proprio il sogno erotico di tutti. Cioè, non c'è proprio paragone. Quindi, tra i tanti e le tante che si vedono durante la serie televisiva, mi vengono in mente, come non citare, Jax, il protagonista, Charlie Hunnam, che è tra l'altro è rientrato, mi pare, fino all'anno scorso era nella classifica dei 50 uomini più sexy del mondo. E ci sarà un motivo alla base. È un figo. E è il capo della banda di motociclisti della serie, quindi c'ha proprio il ruolo del potere. E chiaramente, niente, io da là l'ho visto e mi sono innamorata. Ormai ogni mio prototipo di uomo è riferito a Jax. Non c'è niente da fare, non ne esco. Poi, tra i tanti motociclisti c'è anche Chips, che è vero, non rientra proprio nella categoria figaccione a prima vista, però vive cattivelli. Esatto, sì, esatto. Ma perché sono belli e cattivi. Però Jax c'ha la differenza che sì, è cattivo, però in realtà c'ha il cuore tenero. Quindi è ancora di più, capito? È proprio ancora di più. E tra questa categoria dei quelli che si mostrano cattivi, stronzi all'ennesima potenza, ma dal cuore tenero, sempre in Sons of Anarchy c'è Chips, che è lo scozzese. E raga, cioè, è scozzese. Che altro c'è da dire? È scozzese. Raga, dai, su. Con tutto che sta in là con l'età, perché comunque ha, mi pare, intorno ai 50 anni, se non di più, rimane comunque un gran bel figliolo. Nella serie compare anche Nero, che compare, mi pare, nelle ultime due stagioni, Nero Padilla. Chi è Nero Padilla? È un tizio che gestisce un'agenzia di escort. E però, insomma, raga, pure lui c'ha il suo perché, insomma, che è tipo latinoamericano, dalla pelle un po' ambrata, quest'occhio scuro penetrante, cioè, raga, un figo. Poi, vabbè, c'ha dei modi carinissimi nei confronti di Gemma, che è la donna manza di cui andiamo a parlare. Gemma è la mamma di Jax, quindi è milfona, perché è in là con l'età, e però è donna del motociclista, è la donna del capo dei motociclisti, cioè, raga, è lei, è una gnocca, insomma. Vi devo dire, tra l'altro è anche la moglie del produttore della serie Sons of Anarchy, quindi a maggior ragione c'ha il suo perché. American woman, stay away from me. American woman, mama let me be. Come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do than spend my time going on with you. Now, woman,
mama, let me be. Don't come knocking round my door. I don't wanna see your shadow no more. Cause the night's getting hypnotized. Spark on someone else's eyes. Now, woman, get away. American woman, listen what I say. Che mi tocca sfumarlo, però come si suol dire mi sono tenuta il meglio alla fine, ovvero sì, abbiamo parlato di tante serie televisive, alcune anche molto moderne, però dato che io e la mia collega siamo fan accanite del Trono di Spade, e come non potevo chiudere questa puntata parlando appunto del Trono di Spade e di uno solo, perché è uno solo il manzo di quella serie televisiva, ovvero sia Khal Drogo, per gli amici Jason Momoa, anche conosciuto come Aquaman. Ora, donnine all'ascolto, parliamo un attimo di questo Khal Drogo. Chi è Khal Drogo? È appunto il capo dei Giulia, aiuto! Va bene, di questo popolo dei cavalli, che mi ricordo che era questo, il popolo dei cavalli. E raga, è un figo. Cioè, allora, vi dico soltanto che l'attore è neozelandese, quindi c'ha pure origini maori il signorino. Raga, è 1,90 m per un'apertura di spalle, non so, un armadio 4 stagioni, praticamente è un omone gigantesco. E perché mi sono perché ne ho voluto parlare adesso dopo Lenny Kravitz? Perché adesso il signorino Jason Momoa è sposato con l'ex moglie di Lenny Kravitz. Insomma, mica stupido, calcolando che è anche molto più grande di lui. Ma va bene così, insomma, ragazzi, è speranza per tutti. Cioè, se lei, che comunque, per carità, è attempata pure con l'età, è riuscita a trovarsi uno come Khal Drogo, insomma, ragazzi, è speranza per tutti. Comunque, Khal Drogo, allora, viene presentato nella serie televisiva praticamente in tenuta tipo da Tarzan, quindi con questo gonnellino di pelle di cavallo, tutto bello a petto nudo, pieno di tatuaggi, con questi capelli lunghi, che guarda Daenerys con lo sguardo, con lo stesso sguardo di un bambino che vede l'ultimo barattolo di Nutella. Stesso identico sguardo, cioè tu dici wow, cioè, basta solo che ti guarda, praticamente sei incinta. Raga, è così, Khal Drogo è così. E tra l'altro, quando è in versione Aquaman, io quando uscì la notizia che doveva fare Aquaman, ho detto no, vabbè, ma ti pare che Khal Drogo va a fare Aquaman? Sì, funziona anche come Aquaman. Quindi, raga, è l'uomo perfetto. Peccato che, insomma, la stronza dell'ex moglie di Lenny Kravitz se l'è già acchiappato, quindi vabbè. Insomma, figli no, perché hanno tutte femmine, quindi non possiamo nemmeno sperare nei bambini maschi. E vabbè, insomma, a prescindere, a parte gli scherzi, nel Trono di Spade ci sono anche altre figazioni come Dortmund, che è comunque l'estraneo e fa parte del popolo dal di là della barriera, ed è mezzo irlandese l'attore, quindi anche lui merita, c'ha il suo perché. Comunque sia, io direi mandiamo l'ultima canzone, così poi vi saluto e almeno facciamo anche reggiare un po' la stanza. All right. Yeah. Well, I must have
can see. Little girl got a hold on me like glue. Baby, I'm howling for you. Yeah. Throw the ball to the stick. Swing and miss and a catcher's mitt strike too. Baby, I'm howling for you. Arrivati alla fine di questa puntata, peccato perché sarei voluta rimanere un altro po' a parlare di mangi e mangi, però purtroppo il tempo non mi è favorevole. Allora, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in questa puntata da sola, dato che la mia collega mi ha abbandonato, e vi ricordo al volo i nostri contatti sul secondo canale di www.radiocausitali.com e il canale YouTube RK2. E pagina Facebook Teste di Serie e pagina Facebook Radio Caos Italy. Mi raccomando, caos con la K, non vi sbagliate. E io ringrazio Elio alla regia che mi ha supportato e mi ha supportato in questa in questa puntata di Manzi. Purtroppo ti ha detto male che non c'erano molte donne. E niente, io vi do appuntamento alla prossima, martedì prossimo, stessa spiaggia, stesso mare, come al solito sul secondo canale di Radio Caos. Ciao. I can't do this all on my own. I know that I'm no Superman. I'm no Superman. I'm no Superman.